Torna l'appuntamento del lunedì con Si fa per Sport, il viaggio all'interno delle eccellenze sportive del nostro territorio. Siamo non nei nostri studi, ma siamo in esterna, siamo all'interno della piscina acqua calda, recentemente risistemata dal Comitato WISP di Siena, perché vi raccontiamo la storia del Siena Nuoto oggi, una delle società più anziane, fra virgolette, di Siena, nata nel 1975 e che ancora oggi effettua attività agonistica natatoria. Vi raccontiamo l'esperienza del Siena Nuoto anche all'interno di una giornata particolare dell'evento solidale Nuotiamo Insieme, insieme a tante associazioni che si operano sul territorio all'interno della Siena Sport Weekend. Quindi siamo venuti a trovare il Siena Nuoto e le tante associazioni presenti oggi qui in piscina. Siena Nuoto è una delle società più anziane, possiamo dire, di Siena, perché è dal 1975 che si occupa di attività agonistica natatoria. Descriviamola un po' questa società, com'è la fotografia attuale? Allora, attualmente Siena Nuoto ha praticamente circa 70 ragazzi, divisi nelle varie categorie. A praticamente esordienti C, A, B e in categoria che sono quelli più grandi. È una società fatta sostanzialmente da genitori che si occupano della parte gestionale e poi abbiamo sul 4 tecnici che ci seguono e che allenano i nostri ragazzi. Ecco, ovviamente in questi spazi, tra l'altro rinnovati, effettuate l'attività quotidiana, possiamo dire, fino ad arrivare poi alle gare. Sì, noi facciamo la nostra attività nelle piscine WISP, sia qui che a Piazza Mendola. E ogni giorno questi ragazzi si allenano circa 2 ore al giorno e più fanno attività di palestra. Parlo ovviamente di quelli più grandi. I più piccini hanno allenamenti adeguati ovviamente agli obiettivi che devono raggiungere per fare le gare. Noi partecipiamo al circuito FIN, che è il circuito federale per il nuoto nazionale, insomma, italiano. Ecco, parliamo un po' dell'attività. Come si inizia a nuotare, perché si inizia a nuotare e quali sono le caratteristiche per cominciare magari qui a Siena? Per nuotare ci vuole una grande passione, ma più per iniziare e per continuare, senz'altro la passione, l'amore per l'acqua e per questo sport. Ci vuole una buona acquaticità, un corso buono di nuoto di base, e questo lo fanno tranquillamente in WISP, e poi chi vuole può passare a fare le gare e l'agonismo. Diciamo che il nuoto è, io ci credo fortemente nel nuoto, sono un genitore e il nuoto li forma questi ragazzi sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista caratteriale, ma questo è un po' la prerogativa di tutti gli sport, ma sia dal punto di vista fisico, no? Il nuoto è lo sport completo per eccellenza. Dice sempre che il nuoto è la disciplina più completa da tanti punti di vista, muscolare, atletico e tutto. Poi vedibile, cioè si può vedere ora con i nostri atleti. Tra le altre cose, io penso anche che il nuoto, e questo però non è solo un mio pensiero ma è supportato da studi, aumenti molto la concentrazione e ripeto, ci vuole tanta passione. Vorrei dire una cosa, che il nuoto non è affatto uno sport a differenza di quello che si crede per il singolo. Il nuoto è uno sport di squadra e la nostra squadra è una testimonianza di questo. Ci riuniamo regolarmente, i più grandi fanno da tutor a quelli più piccini e anche noi tra noi genitori c'è un certo legame. Questo è sempre fondamentale poi in una società che, come diceva lei, si basa sulla attività poi dei genitori e delle famiglie, no? Si basa sulle attività delle famiglie che si contribuiscono con le quote, ma si basa soprattutto su un'attività costante di volontariato. Difatti ora qui sono presenti molti genitori e lo sono stati durante le manifestazioni che organizziamo. Io voglio sempre ricordare anche il nostro meeting, che è diventato un meeting d'eccellenza a livello nazionale, che era giunto alla quest'anno è giunta alla 16ª edizione, che si è svolto a gennaio e che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutto il territorio. Non è stato semplice, quindi c'è stato veramente un grosso sforzo organizzativo da parte di noi genitori.
Torniamo all'attività agonistica, perché poi, come diceva lei, vengono raggiunti anche risultati importanti per un bacino non ampissimo come quello senese, però arrivano risultati importanti. Allora, i risultati sono oramai circa 2 o 3 anni che stanno arrivando e siamo molto orgogliosi di questo. Allora, lo scorso anno abbiamo avuto 3 dei nostri atleti, proprio nostri, quindi ragazzi che io ho visto dalle elementari che ora fanno le superiori, e che hanno raggiunto praticamente l'obiettivo di arrivare, di qualificarsi per le nazionali, sia invernali che estive. L'anno scorso sono state a Foro Italico. Quest'anno subito, io ora menziono Anna perché praticamente alla prima gara di campionato ha fatto i risultati, cioè si dice tempi limite, per andare direttamente ai criteri nazionali che si terranno a Riccione a fine marzo. E poi abbiamo anche Tommaso e Marco, che tra le altre cose Marco ha fatto il tempo ed è diventato campione toscano per i 50 del stile libero. Quindi tutti e 3 hanno fatto i tempi limite per andare alle nazionali. Insomma, risultati importanti. Poi ci sono anche eventi come quello di oggi, che è un evento solidale insieme a tante associazioni all'interno di Siena Sport Weekend, Nuotiamo Insieme, che poi anche questa è una realtà consolidata, nel senso che è già diversi anni che viene effettuata questa attività, che coinvolge anche le attività di volontariato sul territorio. Questo è il 5º anno e noi ci teniamo moltissimo a questa manifestazione, perché l'agonismo non sono solo gare, l'agonismo è formare una persona ad una certa mentalità, e quindi mi sembra doveroso e normale che i nostri ragazzi non siano chiusi solamente all'interno di un circuito, ma che vivano il territorio. E questa è un'attività solidale, una piccola espressione a cui noi ci teniamo tantissimo. Quindi i ragazzi nuotano, faranno una staffetta con i ragazzi dei laboratori, quindi cito le bollicine, il laboratorio, i ragazzi della WISP, e insieme nuoteranno e poi ci saranno le medaglie, ci sarà un piccolo cadeau da parte del Siena Nuoto, che è la cuffia con cui il Siena Nuoto gareggia e che porta i colori della città, tra le altre cose. Insomma, un'attività che continua anche nel futuro. Gli obiettivi per il futuro, per chiudere, quali sono per Siena Nuoto? Gli obiettivi per il futuro è senz'altro portare più ragazzi possibile all'interno del Siena Nuoto e dell'agonismo, far abbracciare questa realtà, portarli nelle piscine, quindi far vedere che è possibile fare anche altri tipi di sport e fare sport in una certa maniera, perché io lo dico sempre anche ai ragazzi del nuoto, ma anche a tutti i ragazzi che mi capita di incontrare per lavoro: io non ho mai visto un nuotatore che abbia picchiato un altro nuotatore, quindi è senz'altro uno sport che invita e che ha come obiettivi determinati valori. Perché fuori dall'acqua il nemico è l'acqua, non sono gli altri nuotatori. Quindi l'obiettivo è quello di far avvicinare più gente possibile a questo sport e fargli provare l'agonismo anche. Nuotiamo Insieme è un evento solidale all'interno di Siena Sport Weekend, che unisce l'attività agonistica all'attività solidale, che è poi un valore dello sport, no? Lo possiamo sintetizzare così. Sì, in effetti quello che io ho voluto dare quest'anno alla Siena Sport Week, come sapete, è anche un taglio più sociale. Abbiamo inserito i ragazzi del Baschino e quindi questo è un evento importantissimo, perché lo sport deve essere anche un momento di aggregazione e deve avere anche una mission sociale, proprio per dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter partecipare a un'attività sportiva. Quindi in questo caso io sono felice di presenziare a questo evento e che sia stato mantenuto all'interno del contenitore della Siena Sport Week, in modo che possa essere un messaggio anche a tutte quelle famiglie che all'interno del loro nucleo familiare hanno delle problematiche relative a una disabilità familiare, che invece possono portare i loro ragazzi, perché è un motivo di aggregazione, di confronto con gli altri, e quindi può essere veramente un messaggio per tutte queste persone, un messaggio anche per noi, perché ovviamente noi da questi ragazzi abbiamo solo da imparare. 4 weekend di sport, anche di attrattività per la città, di eventi solidali come questo, insomma avete deciso di mantenere questa kermesse
anche per, come dire, far di Siena un ulteriore punto attrattivo per il turismo, quindi sport e turismo. Esatto, questo qui è, diciamo, un'eredità del passato che noi abbiamo con forza voluto portare avanti, perché è una bellissima kermesse, per cui è stato, diciamo, fondamentale per noi portarla avanti, proseguirla. Magari negli anni successivi potranno esserci anche ulteriori come dire, inserimenti di sport diversi. Quest'anno ho inserito anche il paintball all'interno. Ma soprattutto, diciamo che anche con l'assessore Tirelli, lo sapete ormai da tempo voi giornalisti, che abbiamo anche questo intento di far conoscere la città attraverso un turismo alternativo, che è quello appunto di un turismo sportivo, che possa apprezzare le nostre bellezze magari relativamente ad un evento e che poi possono fruire della città successivamente all'evento stesso. Quindi per noi è fondamentale portare avanti questa tipologia di turismo. Scorso weekend c'è stato la Terre di Siena Ultramarathon, il prossimo weekend ci saranno le Strade Bianche, perché ci sono poi anche degli appuntamenti, insomma, di livello internazionale, mi verrebbe da dire. Sì, diciamo che le Strade Bianche è un evento molto importante, è un evento che viene supportato da RCS, come voi sapete. Abbiamo avuto la fortuna, grazie anche alla spinta del nostro sindaco, di voler fare un patto, se così vogliamo dire, triennale, che possa avere un'esclusiva solo per la città di Siena con RCS. È un evento importante perché unisce dilettanti e professionisti, e credo che per chi fa sport dilettantistico poter usufruire di un percorso fatto dai professionisti vuol dire mettere alla prova le proprie forze, i propri obiettivi, i raggiungimenti di obiettivi importanti, quindi una sinergia, devo dire, particolare, e soprattutto che mette in gioco tutte le nostre forze per raggiungere degli obiettivi importanti. Raffaele Palmisano, tecnico degli esordienti all'interno del Siena Nuoto. Allora, la prima domanda è generica: come si inizia a fare il mestiere di tecnico? Intanto devi aver nuotato sicuramente, anche se non a alti livelli, però qualcosa bisogna tu abbia dovuto fare prima, quindi agonismo fino almeno 16, 17, 18 anni, nel qual caso anche dopo un po' di master, un po' di che vengano dopo a 20 anni magari. Quindi attività agonistica, però permettimi, anche un po' di passione ci vuole poi. Ragazzi, per fare questo giochino qua tutti i giorni, in su e in giù, in su e in giù, la passione ce n'è bisogno. E cresce, man mano che negli anni passano cresce. Quando sei piccoletto un po' è un gioco, poi cominci a dire ma alla fine mi piace. Poi diventi grande, come ragazzi lì, e allora dici ma vedi, adesso sì che si può, magari posso fare tempi, magari posso fare le finali italiane, magari posso raggiungere dei risultati. Vivi un sogno e allora vai avanti, gli anni passano, poi si crea il gruppo, gli amici di una vita che stanno sempre lì, che insomma le vedi tutte le sere, e poi vai avanti, crescano i ragazzi come loro, poi diventano, fanno il corso, perché madonna, ma com'è che si funziona, che posso fare? Fai il corso fin per diventare istruttore, poi devi fare il secondo livello, poi diventi allenatore e cerchi di ritrasmettere la passione che c'hai dentro dandola anche a quegli altri. Insomma, diventa una dipendenza, positiva. Una dipendenza vera e propria, ma veramente è difficile stare senza il nuoto, è un amore e odio, no? L'odore del cloro è importante, sono particolari, insomma. Senti, parliamo dei tuoi ragazzi. Gli esordienti, descrivici un po' il tuo gruppo. I ragazzi degli esordienti A del Siena Nuoto sono un gruppo di, quanti sono? Sono 14 ragazzi. Ora per l'appunto la prossima settimana c'hanno le finali regionali, noi facciamo un campionato. Il campionato funziona che ogni 2-3 fine settimana ci sono le prove della federazione, della FIN, prove FIN, e c'è la qualificazione. Come si fa per qualificarsi alle finali regionali? Devono essere 40, 40 ragazzi vengono presi per ogni gara, quindi è una gara contro il tempo, ti devi migliorare, 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 migliorare per cercare di rientrare nei 40, che poi
faranno le finali regionali, che saranno la prossima settimana per i ragazzi del Siena Nuoto Resordiente adesso. E quindi la finalizzazione di un allenamento è la gara della domenica per rosicare quel secondo e mezzo, anche un decimo, due decimi se fosse sempre possibile, per salire in classifica e cercare di questa qualificazione che c'è a marzo, sono le qualificazioni invernali, e poi fine giugno, luglio per le qualificazioni estive. E questo, il campionato funziona così. Senti, diamo un consiglio magari a chi ci sta ascoltando, poi ti faccio fare un'altra chiosa sulla squadra, però chi ci sta ascoltando magari si vuole incuriosire, si è incuriosito e vuole iniziare questa attività. Si dice che il nuoto è una disciplina completa da tutti i punti di vista, è così davvero? A livello fisico sicuramente sì, fa bene ai muscoli di qualsiasi parte del corpo, quindi un bambino, un ragazzo e poi un uomo, una donna crescano sviluppando muscoli che magari altri pensano nemmeno di avere, quindi difficilmente troveremo un dottore che dirà che il nuoto non fa bene. Mio padre, che era dottore ortopedico fisiatra, l'ha consigliato a tutto il mondo di fare nuoto, quindi insomma a livello fisico fa bene. L'agonismo è un impegno, sì, che poi sviluppa ancora di più, quindi sì, assolutamente da consigliare. Genericamente, cioè, i figli che crescano in piscina sono sicuramente indicati in una direzione che le rende sane, ma non perché gli altri non lo sono, però è completo, è una cosa sicuramente positiva per il corpo stesso, per la mente, per tutto quello che riguarda la socializzazione, è una cosa fantastica. È vero che è uno sport individuale, perché la gara si fa uno dentro a una corsia rispetto a uno, e il tempo, bisogna abbassare il tempo, però tutto questo spirito di gruppo nell'acqua, si fatica insieme, nello spogliatoio si chiacchiera insieme, la domenica si va alle gare, si sta insieme, se uno fa una gara c'è tutta la squadra laterale che gli fa il tifo, che lo incita, che, compreso l'allenatore che è lì, che è il primo tifoso dei ragazzi, quindi crea uno spirito di gruppo che te lo porti avanti nel tempo. Meglio da tecnico o meglio da atleta? Meglio da atleta tutta la vita, sei più giovane, sei 10 kg meno, sei 20 anni più giovane, ma meglio da atleta tutta la vita. Senti, torniamo... Anche se io continuo a essere un mezzo atleta, continuo ad allenarmi, ci proverei a rifare delle garette, meglio da atleta vero e proprio. Senti, la battuta finale, torniamo alla squadra, ecco, gli obiettivi futuri, chiamiamoli così, della squadra, al di là dei risultati, come dire, per le regionali, ma un obiettivo più ampio, creare socializzazione, creare magari degli atleti, tutto un insieme di cose, quindi. Un insieme di cose, sì, riuscire a fare un gruppo coeso, un gruppo che possa durare nel tempo, sì, e poi rimane il fatto che sì, gli obiettivi comunque sono quelli del nuoto, quelli di raggiungere il più possibile le qualificazioni alle regionali, agli italiani, e provare a cercare una strada. Migliorarsi sempre. Sempre, quello sì, sempre, per forza e comunque. Massimo Bartalucci invece si occupa dei più grandicelli, diciamo così, della squadra del Siena Nuoto. Ecco, partiamo dalla squadra. Che squadra è? Ce la descrive un po'. La squadra del Siena Nuoto è una squadra, fortunatamente in espansione negli ultimi anni. Ci siamo ripresi un po' da anni, un po' di crisi. Io sono 3 anni che sono qui, non sono sempre stato allenatore del Siena Nuoto. E in questi ultimi anni, intanto la squadra adesso è una sola, quindi prima erano due, quindi le cose vanno decisamente meglio. E da un paio d'anni o tre a questa parte c'è stata una crescita evidente della squadra, sia come numero di ragazzi, che ora siamo 70 circa, e sia anche come risultati. L'anno scorso abbiamo centrato per la prima volta le finali nazionali con 3 atleti, quest'anno speriamo di bissare, anzi sicuramente
bissiamo il risultato dell'anno scorso, perché già i soliti tre atleti si sono qualificati. Noi speriamo che domani, c'è una gara molto importante a Livorno, e domani si possa aggiungere anche un quarto atleta che è molto vicino al tempo limite per i campionati nazionali di Riccionia, che è, diciamo, per il momento la nostra massima aspirazione, insomma, ecco. Dopo di questo c'è la nazionale, però insomma, ecco, intanto passo per passo. La nazionale è ancora un po', cioè un po' di strada dobbiamo farla. Le faccio una domanda più generica: si dice che il nuoto è un'attività completa, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, è davvero così? Sì, è davvero così, anche se in passato un po' sono state dette delle inesattezze, insomma, ecco, io non sarei così, diciamo, così categorico. Sicuramente il nuoto rispetto agli altri sport ha il vantaggio che viene fatto in assenza di gravità e quindi è meno sottoposto ad infortuni, e le controindicazioni sono quasi nulle, pochissime. Allora, qualche infortunio alla spalla, perché la spalla viene sollecitata molto, quello è un po' il nostro punto debole. Per il resto, anzi, il nuoto viene consigliato da fisioterapisti per fare, diciamo, pratica per rimettersi, insomma, da infortuni, ecco, insomma, quindi sport completo che si può anche attuare un po' più grandicelli. Ma sicuramente, questo sicuramente. Questo oramai sono anni che è stata superata quella idea sbagliata che bisognava cominciare a far nuoto da piccoli. Da che è diventato campione olimpionico anche Phelps, che ha cominciato a far nuoto agonistico in età molto, molto avanzata, tutti hanno capito che non è detto e non è vero che il nuoto va iniziato necessariamente in età molto giovanile, in età molto precoce, insomma. Si può iniziare anche in età più avanzata, anche nell'adolescenza, eccetera. Certo, i rudimenti tecnici prima si apprendono e meglio è, questo è sicuramente vero. Però non è detto che uno non li possa recuperare, specialmente se ha fatto altri sport che non siano specialistici, cioè ha fatto la ginnastica o ha fatto l'atletica o ha fatto altri sport così generali, può tranquillamente dedicarsi al nuoto, insomma. Siamo a bordo vasca con Tommaso Seri, che tra l'altro è stato anche premiato dal Panathlon per l'attività sportiva e la scuola. Ecco, ti faccio la domanda, come dire, la domanda delle domande: come si inizia a nuotare? Io ho iniziato da piccolino, in realtà era mio babbo che voleva che io imparassi a nuotare perché a lui piace tanto stare a mare. Così io iniziai quando avevo circa 4 anni, da lì non ho più smesso perché mi piacque tanto stare in acqua, sentirmi quasi padrone quando stavo sott'acqua e potevo stare sotto quanto mi pareva. È bello, sono belle sensazioni secondo me. Senti, sei l'esempio di come si riesce a coniugare la scuola e un'attività importante dal punto di vista agonistico. Come ci si riesce? Ci riesce tanto impegno, sicuramente con tanta passione, perché se una cosa ti piace trovi il modo di farla. Ad esempio, 2 ore di allenamento al giorno sono toste, sarebbero toste per chiunque, ma se è una cosa che veramente vuoi fare, che veramente vuoi portare fino in fondo, riesci anche a studiare per poi riuscire a venire queste 2 ore, a faticare sì, ma anche a divertirti, perché comunque sei con le persone con cui ti piace stare, con i tuoi amici. E poi anche a raggiungere risultati importanti. Già nella scorsa stagione, gli obiettivi per questo 2019 quali sono? Allora, diciamo che un paio di obiettivi sono già sfumati per varie ragioni, quali l'influenza che ho avuto mi ha abbattuto totalmente. Sono riuscito però
con un po' di sforzo a riportarmi un po' su, a vincere un argento e comunque a qualificarmi per gli italiani. Ma ora appunto più in alto voglio puntare a vincere le regionali estive in vasca lunga e a qualificarmi anche per i campionati estivi in lunga. Poiché diciamo quest'anno è più difficile, la mia categoria gareggia con quelli che diciamo sono un po' più grandi di me, ma comunque ho delle buone sensazioni di potercela fare. Insomma, sei determinato anche per quest'anno? Sì, sono molto determinato. Diciamo che una delle mie più grandi, cioè ciò che mi piace del nuoto sono le gare. A me piace un sacco anche vederle in televisione, vedere grandi campioni arrivare, vincere, sbatacchiare l'acqua, salire sulla corsia, vedere proprio la felicità, e io riesco anche a capirlo perché so che per arrivare fino a certi livelli servono sforzi enormi, mostruosi. Ancora non sono a quei livelli, però mi piacerebbe un domani. Ciao, come hai iniziato a nuotare, Anna? Io ho iniziato perché mio fratello praticava questo sport, ho iniziato da piccola e ho iniziato facendo i corsi. E poi ti è venuta la voglia di fare l'agonista? Sì. Mi hanno chiesto se volevo andare a fare nuoto agonistico e io ho accettato. E sono arrivati anche diversi risultati, sbaglio? Sì, sono qualificata agli italiani quest'anno anche a Riccione, al 50 rana e al 100 rana. E sì, sono soddisfatta perché mi sto allenando bene, soprattutto in quest'ultimo periodo. E i risultati infatti si vedono. Quanto ci si allena ogni giorno? Allora, noi ci alleniamo tutti i giorni, anche il sabato, 2 ore, e il giovedì facciamo anche un'ora, il pomeriggio presto, un'ora di palestra. Insomma, è un'attività importante. Riesci a conciliare anche la tua vita, chiamiamola privata, fra la scuola, gli amici e il resto? Sì, con l'allenamento riesco a gestire tutto anche con la scuola. Senti, gli obiettivi per questo 2019, anche se ci hai già raccontato dei tuoi traguardi, quali sono per quest'annata? Allora, vorrei rientrare anche agli italiani a Roma, agli italiani estivi, e magari arrivare anche tra i primi 10 in Italia, anche se sarà molto dura. E magari un domani ti vedi in vasca ancora, fra qualche anno? Speriamo. Con un altro ragazzo importante del Siena Nuoto, Marco Pernice. Allora, descrivici come hai iniziato a nuotare. Beh, inizialmente io avevo molto paura dell'acqua quando ero piccolo. E mi ricordo che quando andai in vacanza all'Isola d'Elba con i miei genitori, un nostro amico di famiglia, bene o male, mi diede una spinta verso l'acqua e da allora mi ha aiutato a passare questa paura. E tornati a Siena dopo le vacanze mi ho provato a buttarmi in piscina. Insomma, una spinta decisiva è stata. Sì, è stata una spinta molto decisiva, anche perché dopo ci trovavo molta passione fin da piccolo, però sfortunatamente a causa di una polmonite stetti fermo per un po' di anni e poi mi venne la voglia e rientrai al pieno ritmo. Con risultati importanti quelli che hai già raggiunto, no? Sì, già dal primo anno che iniziai a fare l'agonismo mi ricordo che già salì sul podio regionale conquistando dei buoni tempi e andando avanti negli anni si sono presentati anche i campionati italiani e già l'anno scorso vi ho partecipato e anche dei buoni risultati sono venuti fuori e quest'anno spero di fare molto meglio. Ecco, per quest'anno quali sono i tuoi obiettivi? Beh, quest'anno essendomi qualificato in 2 gare invece che in 1 come l'anno scorso ed essendo appunto messo in una buona graduatoria in Italia preferirei più mirare al podio e di conseguenza poi anche alla qualificazione dei campionati italiani estivi di Roma. Quanto ti alleni ogni giorno? Ogni giorno richiede molto sacrificio perché mi alleno 2 ore al giorno, a volte anche 2 e mezzo considerando la palestra per 6 volte alla settimana e questo per me chiede molto sacrificio anche con il fatto dell'alternanza della scuola perché
non è molto facile. E non a caso io arrivo a casa il giorno all'1:30 e alle 2 ad esempio sono già in acqua, o alle 7 la sera, quindi anche le ore di studio sono molto abbreviate, diciamo. Senti, un domani ti vedi sempre in vasca, magari fra qualche anno, al di là dei risultati e degli obiettivi che vuoi raggiungere nei prossimi mesi? Sì, sì, nei prossimi anni spererei anche di superare l'ostacolo dei campionati italiani e magari di qualificarmi per i campionati europei, visto che dal prossimo anno, anche due, il tempo di qualificazione è aperto anche alla mia età, quindi preferirei, ecco, cercare di raggiungere anche quell'obiettivo.